c'è un'ultima domanda. Mi raccomando, perché il tempo è tiranno. Buonasera, sono Alessio Grancagnolo e sono uno studente di giurisprudenza. In premessa vorrei dire che negli ultimi giorni molti amici e molte amiche mi hanno caldamente suggerito di rivedere il mio intervento, ritenuto troppo critico, chiedendomi di ammorbidirne i contenuti. Tuttavia credo che questo paese abbia bisogno di piccoli atti di coraggio, a partire dal quotidiano. Così ho deciso di non ascoltare consigli che erano certamente dati in buona fede, e il mio intervento sarà esattamente come era stato ideato. E io sono molto contenta, per cui non si preoccupi, meglio così, va benissimo così. Modificarlo, a mio parere, avrebbe rappresentato una mancanza di rispetto nei confronti di me stesso e di questo Ateneo, che è il luogo plurale di dibattito e critica, fondato sulla libertà di espressione e sulla libera dialettica, che primariamente deve animare i luoghi della cultura e della formazione. Spero che a conclusione del mio intervento non sarò etichettato come un vecchio parruccone, anche in considerazione della mia età, per riprendere l'espressione che è stata utilizzata da alcuni membri del governo per etichettare chi era critico nei confronti di questa riforma. Non so chi, se mi dai i nomi, la rassegna stampa, mi fa piacere. Sì, magari poi la controlliamo insieme, Ministro. Ecco, sì, me lo dica, perché io, avendo fatto prima l'avvocato, mi piace sempre che quando uno dice una cosa poi dica anche chi l'ha detto, perché non io insieme. Non rappresento il Consiglio. Le critiche che muovo alla riforma costituzionale sono di due ordini, di metodo e di merito. Sul metodo, prescindendo dalle continue forzature dei regolamenti parlamentari operati in questa legislatura sulla quasi totalità dei provvedimenti, continue questioni di fiducia, canguri, ghigliottine, sostituzioni dei membri della minoranza PD in commissione, discussioni sulla stessa riforma costituzionale anche in seduta notturna, velati i carte al Parlamento di andare a elezioni anticipate in caso di mancata approvazione dei provvedimenti, c'è un elemento che sta a monte, un po' la madre di tutte le forzature, ed è la sentenza 1/2014 della Consulta. Il Parlamento della 17ª legislatura della Repubblica Italiana è stato eletto con una legge elettorale, il celebre Porcellum, che la Corte Costituzionale ha giudicato parzialmente illegittima per l'abnorme premio di maggioranza svincolato da una soglia minima di voti e per l'assenza del voto di preferenza. La Corte non mette in dubbio la legittimità giuridica delle Camere, sebbene qualche costituzionalista obietti che le attuali Camere non possono spingersi fino alla revisione costituzionale. Ma il vero problema è un altro. Che legittimità politica ha un Parlamento eletto con una legge incostituzionale? E soprattutto, che legittimità politica ha questo Parlamento di nominati nell'attuare la più grande riforma della Costituzione della storia di questo Paese, che con la modifica di 51 articoli della Carta va ben oltre l'ordinaria amministrazione? La vera riforma è stata approvata con una maggioranza parlamentare artificialmente costruita, drogata da un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale, che ha originato un vulnus di rappresentanza politica. Sempre sul merito, Ministra, un fatto che mi ha lasciato stupito è l'iniziativa parlamentare nel DDL che porta il suo nome. E non è questione di mera forma, è questione di sostanza. In Assemblea Costituente Piero Calamandrei ebbe a dire: durante la discussione in aula sulla Costituzione siano vuoti i banchi del governo. Il potere esecutivo non dovrebbe avere nessun potere in merito alla revisione costituzionale, materia da sempre considerata di stretta competenza delle Camere. La Costituzione, Ministra, non è a disposizione del governo e della maggioranza di turno. È un patto che si pone a un livello superiore, che fonda la nostra comunità politica, che dovrebbe essere sottratto alle contingenze del momento. Invece il suo governo ha assunto un ruolo di primo piano in questa riforma presentata alle Camere, e mi perdoni, Ministra, con un'arroganza inedita nella storia repubblicana. E passo al merito. Il combinato disposto tra la legge elettorale nota come Italicum e il progetto di revisione costituzionale produce un mutamento surrettizio della nostra forma di governo e persino della nostra forma di Stato. Il nostro ordinamento passerà da una democrazia parlamentare, spesso svuotata di contenuto nella prassi governista degli ultimi decenni, a una democrazia di investitura, un premierato assoluto secondo le definizioni datane da alcuni giuristi. Come se non bastasse, l'Italicum, secondo molti, non risolve le criticità costituzionali sollevate dalla sentenza 1/2014, in quanto se nessuna forza politica al primo turno raggiungerà il 40% dei voti, al ballottaggio chi vincerà avrà il premio di maggioranza indipendentemente dai voti ottenuti alla prima tornata. Peraltro, il ballottaggio per l'elezione di un organo rappresentativo è un unicum giuridico nel panorama internazionale, dove il ballottaggio si adotta esclusivamente per gli organi monocratici. In nome della stabilità di governo si sacrifica la rappresentanza. Il governo diventa il vero dominus del processo legislativo. Il progetto di riforma costituzionalizza la prassi seguita nella Seconda Alessio, Repubblica. Io ti chiederei di arrivare Alessio, ed è una prassi, il tempo, sì, mi raccomando. È una prassi che si impone anche in altri paesi, supremazia degli esecutivi, sui parlamenti, sfregio la natura della democrazia rappresentativa. E si costruisce invece una democrazia immediata, fondata sul carisma del leader, in un rapporto diretto tra questi e il popolo. Con una siffatta Costituzione sarebbero favoriti regimi personalisti e potenziali derive plebiscitarie, e solo formalmente il nostro ordinamento resterebbe una Repubblica parlamentare. Trovo assai curioso il fatto che lei vada alla Camera e dichiari che chi ravvede in questa riforma una possibile futura svolta autoritaria abbia le allucinazioni. Evidentemente in questo Paese siamo in molte ad avere le visioni, e mi consolo pensando che sono in buona compagnia con alcuni dei massimi giuristi italiani.
Nel caso in cui passi la riforma, il futuro Senato sarà composto da consiglieri regionali e sindaci eletti con un'elezione di secondo livello. Alessio, ti prego di concludere. Sì, vado avanti. L'iter legislativo su questa riforma diventa molto più complesso. Basta confrontare l'attuale articolo 70 della Costituzione che disciplina il procedimento legislativo e quello previsto dalla riforma. Ne viene fuori un sistema confuso e pasticciato, con un elevato rischio di contenzioso tra le Camere e davanti alla Corte Costituzionale, che avranno presumibilmente l'effetto di rallentare il procedimento legislativo. Riporto un dato oggettivo. Il testo vigente dell'articolo 70 consta di 9 parole. Il testo dell'articolo 70, come riformato dal suo governo, conta ben 438 parole. Altro che semplificazione. A me sembra che questa riforma provochi una modifica netta di quella forma repubblicana che l'articolo 139 individua come limite assoluto alla revisione costituzionale, con effetti al limite dell'eversivo. E anche il potere di revisione della carta costituzionale è un potere costituito e non costituente. Voi continuate a ripetere che si viene toccata solo la seconda parte della Costituzione, non la prima da questa riforma. Ma sarebbe erroneo pensare che una modifica della seconda parte non incide inevitabilmente anche sui principi. La Costituzione è un corpo vivo e unitario e le sue parti vivono in un rapporto osmotico. Immaginare una Costituzione a compartimenti stagni è inesatto e pericoloso. Ci sono delicati equilibri, pesi e contrappesi, che non possono permettere che la Costituzione venga riformata senza un progetto lungimirante. Alessio, facciamolo finire, che l'unica cosa, poi mi dovrete scusare, che la risposta sarà altrettanto lunga, mi dispiace solo quello, ma finisca pure. Sì. Ma l'unico progetto che si ha in questo momento è una presunta rottamazione dell'esistente, magari utilizzando specchietti per le allodere come il taglio dei costi della politica. Mi sembra un progetto assai rischioso. Sembra una riforma scritta sulla base degli accordi politici del momento. Questa, Ministro, è una copia anastatica della Costituzione della Repubblica, che è stata scritta da personaggi di un'indubbia caratura culturale e morale, che mi consenta, Ministra, probabilmente manca ad alcuni esponenti di questa maggioranza. E addossare alla Costituzione tutti i problemi di questo Paese è pura demagogia costituzionale, un'operazione intellettualmente disonesta, indice di una classe politica inadeguata ad affrontare le sfide del presente. Alessio, ti pregherei. Concludo. Nel frattempo il referendum costituzionale è stato trasformato in un referendum sul Premier, con un dibattito personalista che rischia di svuotare il dibattito nel merito. E lo dimostra il fatto che la campagna elettorale si è iniziata e che si è cominciato il tour all'interno anche degli Atenei italiani, il tour propagandistico. Qualche giorno fa lei ha detto che chi vota no alla riforma della Costituzione è simile a Casa Pound. Mi sembra un indice del nervosismo, lei ha assimilato queste due figure, mi sembra un indice del nervosismo, della carenza di argomenti. Le ricordo che con il fondo delle cose... Alessio, questo è un intervento, chiudiamo. Però io ho sperato anche l'altro, ma purtroppo abbiamo anche impegni dopo, davvero. Si interrompa perché deve parlare il Ministro, lei ha parlato molto più di chiunque altro. E no, lei ha chiuso la parola, gliela tolgo io, anche perché lei non può consentirsi di dire che si fanno il tour... prenda atto. Non si preoccupi, prenda atto che si fanno tutti. Prendo atto che il rettore lei ha parlato abbondantemente, almeno il doppio del tempo in cui hanno parlato i suoi colleghi. Non si fanno tour propagandistici negli Atenei. Questo è un momento di confronto. Il fatto che lei abbia parlato e questo è un incontro tra il Ministro e gli studenti, quindi non era previsto alcun contraddittorio, chi non gradisce il format può anche non partecipare, ma non si fanno tour propagandistici.